Ciao amici, prima di iniziare il video volevo ricordarvi che le nostre maglie estive sono ancora disponibili, ma ancora per poco, quindi affrettatevi a comprarle. Vi lascio tutti i link in descrizione e nei commenti. Mi raccomando, compratele, fate tante fotine da mettere su Instagram e taggatemi e seguitemi su Instagram. Ciao! Ciao amici, da quando l'anno scorso ho fatto i video in cui leggevo il mio diario delle medie, avete ricoperto di messaggi pregandomi di farne altri. Io non ho mai potuto perché non ho più diari delle medie, cioè quello era l'ultimo. Però poi mi si è accesa la lampadina, no? E ho detto, ma io ho scritto tante altre cose nella mia vita. Ho scritto cose sulle note del telefono, ho scritto cose sui quaderni, ma soprattutto scrivevo cose su Facebook. E niente, quindi questo sarà un video in cui vi leggerò i miei stati di Facebook da tipo il 2008-2010 fino a finché è interessante. E niente, spero che vi piaccia. Se vi piace mi raccomando mettete un pollice in su. Anzi, io inizierei a metterlo ora perché poi vi dimenticate. Quindi vi lascio 3 secondi per mettere il pollice in su. Mi raccomando, seguitemi tutti su Instagram perché lì vi racconto un sacco di cose divertenti e spesso vi chiedo che cosa vorreste vedere. Faccio un sacco di live, quindi mi raccomando, seguitemi anche lì e iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Direi di iniziare con questa imbarazzante cosa. Metto gli occhiali così ci vedo meglio. Cioè non ci vedo meglio, ci vedo e basta, perché senza non vedo niente. Ah, iniziamo con una perla del 5 novembre 2010. Ricordiamo che io nel 2010 avevo 14 anni, credo. Bisogna imparare ad apprezzare quello che si ha ora, perché domani potrebbe non esserci più. O forse potrebbe non esserci neppure un domani. Ma no, che ansia. Già, cioè, a 14 anni partiamo con l'ansia della vita. Io non dovrei neanche commentarle queste cose, perché fanno ridere da sole. 19 novembre 2010. Ti voglio talmente bene che ti prenderei a sprangate. Ero già simpatica, ragazzi. 29 novembre 2010. Riposa in pace, mio caro tubo. Sei stato un caro compagno di viaggio in questi primi mesi di scuola. Mi dispiace che la tua vita sia finita in modo così tragico. Addio, tubo. Ci mancherai. Questa faccina, secondo voi, cosa mi rappresenta? Cioè, tipo un... o un... un minuto di silenzio per il tubo, grazie. XD, perché l'immancabile XD del 2010, l'XD non mancava mai. Ma esiste ancora, non lo usate più, vero, l'XD? Perché non l'ho più visto in giro. Questi adolescenti di oggi che non usano l'XD mi triggerano proprio. Vi spiego brevemente cos'era successo, perché letta così non si capì cos'è il tubo. Praticamente io ho fatto il liceo artistico e facevamo un sacco di disegni e li mettevamo dentro questi tubi, perché erano belli grossi, cioè non erano dei disegni piccoli, erano tipo con fogli 50x70, grossissimi. Quindi li arrotolavi tutti e li ficcavi dentro questo tubo bellissimo. E io puntualmente, essendo che andavo in treno a scuola, ci stavo tre quarti d'ora, appoggiavo il tubo sopra al ripiano, quello dove si appoggiano le borse e cose varie, e me lo dimenticavo. E quindi avevo perso tipo 5 tubi durante tutta la mia carriera scolastica con tanto di disegni dentro. Mi dispiace, cari tubi, spero che qualcuno vi abbia trovato e fatto buon uso. Ah, 3 dicembre 2010. Dio quanto sei gnocco. Ma Dio è gnocco oppure un... perché non si capisce. Scusate, ma lo dovevo dire, XD. Grazie per averci reso partecipi di questo tuo sbalzo ormonale, Francesca. Grazie, grazie mille, davvero. 9 dicembre 2010, aperte virgolette. Ama il tuo prossimo come te stesso, chiuse virgolette. Puntini, puntini. Bene. E se io mi odio, devo odiare anche te? Faccina contenta? Passiamo alla prossima. Qua c'è un bonus di Camilla un mese dopo che mi chiede se sono ancora in lutto per il tubo. Grazie Camilla per queste magie che fai sulla mia bacheca Facebook del 2010. Ah, attenzione signori, 12 dicembre 2010. Musica di sottofondo, per favore. Vorrei tornare bambina, quando non pensavo a come dovevo apparire agli altri, ma solo ad essere me stessa. Quando non avevo paura di essere giudicata, quando il dolore più grande erano le ginocchia sbucciate, quando volevo diventare grande ed essere libera di fare ciò che avrei voluto. E più divento grande, più mi accorgo che questa libertà non esiste. Che ti devo dire, Francesca? Benvenuta nel mondo degli adulti, grazie per averci deliziato con questo tuo slancio poetico così. Perché condividevo queste cose? 14 dicembre 2010. E dopo aver fatto un saltino sul caro vecchio profilo di Netlog, per chi non lo sapesse, Netlog era tipo un Facebook, però proprio trashissimo, brutto. Io, peccato che non ho più il mio profilo perché l'ho eliminato in un momento di odio verso me stessa. Avrei voluto averlo. Era proprio trash, c'era trash, usavamo tutti dei nomignoli terrificanti con
con le lettere tutte una grande, una piccola, una grande, una piccola, i caratteri strani. Io mi chiamavo Lollipop Girl per farvi capire la quantità di trash. Mi sembrava anche un bel nome, capito? Vabbè, dopo aver fatto saltino sul caro vecchio profilo Netlog ed essermi autoriempita di insulti del tipo "Quancio io bimbo minchia", mi sono accorta però che ci sono un po' di cose che mi mancano di quegli anni. Forse se me ne fossi accorta prima avrei potuto fare qualcosa anziché stare qui a sperare che si aggiustasse tutto. Che stupida. Mi odio, faccina. E odio anche te, punti di punti. Che bello che non sono cambiata di una virgola, che vado sempre indietro a cercare cose imbarazzanti della mia vita. Vabbè, comunque non so perché a cosa mi stessi riferendo di così terribile. Era talmente terribile che non me lo ricordo più. 25 dicembre 2010 e Babbo Natale. Ah no, perché è da leggere così questo. E Babbo Natale ha portato la chitarra nuova e la chiavetta a forma di gufo XD. Giulia, a cui oscuriamo il cognome per motivi di privacy, commenta: "A me un paio di mutande, come la mettiamo?" E io, simpatica come al solito, rispondo: "Beh, direi che le possiamo mettere in testa." Facciamo un bel salto temporale e arriviamo direttamente al 11 maggio 2011. Ho deciso, voglio un amico blu. I'm blue. Giugno 2011, tutto è bene, quel che finisce in una zuppa Knorr. Alright. 5 settembre 2011. E poi ci sono quelle persone che non sai bene come sanno scaldarti il cuore con una sola frase. Ah, 1 ottobre 2011. C'è proprio posto per tutti nel mondo. Che bello, odiamo già la gente, viva. 31 ottobre 2011. Riserva il tuo cuore a qualcuno a cui importa. Non saprei cosa commentare, si commenta da solo. Eccola, eccola, eccola. Mi tolgo gli occhiali, mi stanno sudando gli occhi, non vedo niente, però. Ci sono quei momenti in cui tutto intorno a te è distrutto e tu ti senti completamente inutile. Non mi ricordo cosa stesse succedendo di così terribile nella mia vita, che tutto intorno a te è distrutto. Cioè, ma io sono così, cioè ogni tanto mi parte il male di vivere, lo sapete, ormai lo sapete, quindi ho già dei problemi al tempo, vabbè. Ah, qua siamo un po' sassy. 16 novembre 2011. Evito di riempirti di insulti solo perché la natura è già stata troppo cattiva con te. Passiamo al 9 febbraio 2012, in cui una Francesca stizzita si chiede perché la gente non impara a riflettere prima di aprire bocca e sputare sentenze acide sugli altri. Non lo so, Francesca del 2012, sono passati un po' di anni ma non l'ho ancora capito. 4 agosto 2012. Sfigati che sentono un disperato bisogno di dimostrare che sono meglio degli altri in qualsiasi cosa e non ci riescono. 5 agosto 2012. Mi sono stancata di fingere che vada tutto bene. Non va bene, non va bene per niente. Perché? Cos'era? Qual era il problema, Francesca? Dimmelo! Qual era il tuo problema? Perché, Francesca? Perché? Dovrei leggerti quei miei vecchi tweet. Peccato che li abbia eliminati tutti, perché quelli sono molto meglio degli stati di Facebook. 16 settembre 2012. Piccola perla di saggezza. Corriamo dietro a persone che non si preoccupano per noi, quando invece dovremmo girarci per vedere chi ci sta inseguendo. Che ansia, che mi mette ansia per vedere chi ci sta inseguendo. Io mi immagino di uno tipo stalker che ti segue da dietro così. 25 settembre 2012. Tanto mi cerchi solo quando ti servo. 28 novembre 2012. Questo era l'anno delle perle, no? Musica. Il fatto è che dopo aver indossato così tante maschere non siamo più sicuri di sapere quale sia il nostro vero volto. Ah? Doro. Facciamo un ultimo salto temporale fino al 16 giugno 2013, in cui una Francesca Tamburini sedicenne scrive: "Noi donne abbiamo il ciclo, la ceretta, il parto, la cellulite. Il minimo che potete fare voi uomini è scrivere per primi un SMS. Fatelo." Bitch. Qua c'è proprio lo schiocco di dita alla fine. Insomma, fatelo. Vabbè, dopo quest'ultima perla direi di finirla qua, anche se ci sarebbero tantissime altre cose da leggere, ma questo video credo stia diventando lunghissimo. Perciò mi tolgo gli occhiali finalmente, sto sudando qua tantissimo, chi ha gli occhiali capirà quanto io possa sudare in questo momento. Spero tantissimo che il video vi sia piaciuto, mi raccomando se ne volete altri mettete un pollice in su e scrivetemi qua sotto nei commenti cos'altro dovrei leggere, se altre cose di Facebook, Twitter, miei vecchi quaderni delle elementari, cose strane, etichette delle bottiglie, non lo so, o se c'è qualche altro video che vorreste vedere. Scrivetelo. Noi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Vi voglio tanto 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 bene. Pace, amore e unicorni a tutti.